Intanto voglio ringraziare tutti e voglio ringraziare soprattutto Carlo Ginzburg che ha avuto la pazienza di ascoltarci e chiamarlo qui se crede, nella misura in cui crede, per trarre un po' le conclusioni di questo dibattito, più dibattito. Grazie. La parola pazienza naturalmente è fuori di luogo. Io provo una grande gratitudine e commozione, come potete immaginare, e un impulso a riflettere, anzitutto sulla figura di mio nonno, che è stata per me decisiva, e poi anche, dopo aver sentito le ultime relazioni, a rileggere scritti di mio padre e di mia madre in una luce diversa. Dicevo che mio nonno è stata per me una figura fondamentale. Andrea Grignolio ha detto che io ho contribuito con un affresco, io ho contribuito con una piccolissima miniatura, un ricordo, diciamo, in questo volume così ricco, a questa riflessione sulla figura di Giuseppe Levi. Io, diciamo, come suo nipote, sono qui come rappresentante della famiglia e sono lieto che ci sia qui anche mio cugino Arturo. Io, diciamo, ho conosciuto in lui naturalmente non solo il lato burbero che tutti hanno evocato, ma anche quel lato affettuosissimo. E però anche, come ho detto in altre occasioni, mi è arrivata attraverso di lui questo impulso verso la curiosità che è stato evocato così giustamente e che evidentemente era al centro del suo insegnamento. Cioè io sono stato colpito ancora una volta da questo intreccio di passione per la ricerca empirica e la capacità di porsi delle domande immense. Devo dire che quando sento, ho riletto, ho risentito questa riflessione sul rapporto fra l'organico e l'inorganico, ma è stupefacente che uno scienziato che è tuffato nella ricerca empirica, però contemporaneamente si ponga delle domande di fondo di questo genere. Che cos'è la vita in fondo? Che cos'è l'invecchiamento? Cioè questa capacità di, diciamo, non dare nulla per scontato, proprio nel momento in cui ci si appassiona al fatto concreto. Ecco, questa duplicità, cioè questa passione per il dato, questa consapevolezza che il dato è costruito, le illusioni, qui c'era un tono quasi leopardiano, e però anche il porsi questi problemi enormi. Ecco, io credo che in questo intreccio sta la radice di questa capacità di trasmettere la passione per la scienza, che ha fatto di lui una figura così anomala. C'è un elemento che è arrivato in questa giornata e di cui sono molto grato, perché è un elemento di verità. Giuseppe Levi era una persona assolutamente aliena dalla retorica. La retorica era proprio una dimensione che gli era completamente estranea. E quindi, il sarcasmo, la passione per la ricerca, la furia che lo prendeva, tutto questo era qualcosa che non aveva niente a che fare con la retorica, era come una lingua che gli era ignota. E quindi di fronte alla retorica in cui, diciamo, ha vissuto decenni della sua vita, la retorica fascista, che non era solo, diciamo, la retorica ufficiale, ma entrava evidentemente anche nella vita quotidiana,
a tanti livelli. Ecco, lui di fronte a tutto questo aveva disgusto, sarcasmo, scherno, che io ho risentito dopo decenni, quando questa realtà era ormai finita. E però questa cosa mi è arrivata ancora come un eco. Non so se quell'aneddoto, io l'ho sentito da Felice Balbo, quando Giuseppe Levi appunto ha fatto la campagna, era stato invitato a fare a presentarsi nel 48 alle elezioni nella lista del Fronte Popolare, e io sentì questo da Felice Balbo, non so se Andrea Grignoli è arrivato attraverso un'altra fonte, e Giuseppe Levi fece un discorso e disse come apertura: la scienza è la ricerca della verità. Sì, e questo è stata veramente per lui qualcosa, e io diciamo sono molto grato per tutti questi elementi che sono arrivati sulla sua formazione, però questo è veramente un filo rosso che ha attraversato tutta la sua vita. Grazie. Grazie mille e grazie mille a tutti voi. Una delle ambizioni che io avevo appunto nel cooperare all'organizzazione di questo incontro era proprio cercare di unire questo mondo scientifico e questo mondo, diciamo, storico. E direi che la giornata di oggi forse ha avuto un risultato che è molto soddisfacente sotto questo punto di vista, perché in una persona, e non solo nella persona, abbiamo visto questi due mondi che continuamente si intersecano e continuamente arricchiscono uno l'altro e l'altro uno. Perciò ringrazio tutti, ringrazio gli oratori. Non è finito questo convegno, domani alle 10 riprende, e riprende con delle relazioni che si incentrano più sugli allievi e sulla scuola, diciamo, che è importante, ma che oggi abbiamo ricostruito in maniera più diversa di quello che di solito si fa. Perciò ringrazio tutti, spero di rivedervi domani mattina e di avere insieme un'altra, come dire, configurazione di questi mondi che si uniscono e che secondo me costituiscono oggi la ricchezza di un'istituzione come questa, se riusciamo a continuare questa tradizione. Grazie. Grazie. Grazie, mi pare stata veramente bene. Adesso quando ritorno nel vero.